Ben ritrovati cari telespettatori, nuova puntata di Hello Motori. Siamo come sempre all'interno della pista di Lainate e sono qui come sempre con Mattia. Ciao Mattia. Ciao Cristina, benvenuti in studio. Allora, prima di partire con i servizi, vogliamo dire due parole su queste due supercar che sono uscite nei giorni scorsi, Ferrari e Ford. Beh, sulla Ferrari diciamo subito che è un bel segnale per l'Italia perché è la quinta presentazione della casa di Maranello che tra l'altro ha scelto di esibire questo nuovo modello nella capitale anziché a casa propria, che è una delle tradizioni diciamo del cavallino rampante. E, tra l'altro, una bella macchina con linee che sono molto eleganti, direi. Poi le caratteristiche tecniche le sai tutte tu. Beh, sì, una coupé 2+2, è una a 600. Io posso stare seduto davanti, però. Eh sì, perché dietro effettivamente ci sono solo due piccoli strapuntini, 620 cavalli, insomma, una bomba. Questa Ferrari Roma promette davvero di fare sognare con linee, come dicevi tu, ispirate alla Dolce Vita e aspettiamo di provarla prima o poi. E poi abbiamo la Ford Mustang declinata in una versione crossover coupé elettrica. Sì, e qua noi avremo una disputa su come lo pronunciamo, Mach-E o Mach-I, ma fa lo stesso? Tu come vuoi? Ma all'inglese, Mach-I. Ok, allora va bene, d'accordo. Allora la Mach-I è una versione appunto elettrica e tra l'altro dovrebbe, per quanto ne so io e per quanto dicevano le indiscrezioni, è una macchina che naturalmente persegue il programma, il piano di investimenti e la strategia di vendita di G-Market, il CEO che prima si occupava di mobili e poi è andato a guidare Ford, che aveva detto di voler puntare sui SUV e sulle macchine elettriche. E questo appunto è un SUV molto coupé elettrico e sostituisce anche l'ipotizzata versione ibrida sempre di una Mustang. Esatto, ci saranno due versioni, trazione integrale e trazione posteriore, varie potenze ovviamente, quella più potente avrà addirittura 465 cavalli. E sarà, GT. Esatto, la GT sarà disponibile a partire dalla fine dell'anno prossimo, quindi c'è da aspettare un po' prima di impugnarne il volante. Sì, vedremo poi anche qua come andrà il mercato elettrico, perché dall'anno prossimo appunto scatteranno le sanzioni, perché tutti vogliono vendere macchine elettriche. Aggiungo, visto che per i tedeschi Ford è considerato in parte un costruttore tedesco, perché ha quartier generale in Germania, la Germania ha deciso di aumentare gli incentivi per la vendita delle macchine elettriche e anche di prorogare i bonus che dovevano scadere nel 2020, invece andranno avanti fino al 2025, 2 miliardi da parte dello Stato, più l'intervento dei costruttori che intervengono al 50%, e i bonus più importanti passano da 4.000 a 6.000 euro. Bene, rimaniamo in Germania con il primo servizio di oggi. Abbiamo provato la nuova Audi A1 City Carver, vediamo com'è andata. Compattissimo, ben rialzato da terra e con un look che chiaramente si ispira ai modelli Q della gamma Audi, i SUV veri e propri per intenderci. Così si presenta in questi giorni in prevendita la nuova A1 City Carver. Da città dunque, ma senza timore di rovinare la carrozzeria o dar fastidio alle terga degli occupanti su strade sterrate. E questo grazie all'assetto che segna un bel più 4 cm rispetto alle versioni Sportback, alla taratura delle sospensioni con escursione maggiorata di 35 mm, a pneumatici dalla spalla più generosa e a belle protezioni in plastica a proteggere le parti più esposte. Proposta soltanto a trazione anteriore con motori a benzina, la A1 City Carver propone al lancio un 1.3 cilindri turbo declinato su due livelli di potenza 95 e 116 cavalli. E proprio quest'ultimo abbiamo testato in abbinamento al cambio robotizzato a doppia frizione S-Tronic. Rapido nei passaggi di marcia, dispone dei pedal al volante nel caso in cui si voglia mantenere l'assoluto controllo di un'andatura che può essere anche piuttosto dinamica considerato il tipo di automobile. Certo, si tratta di un 3 cilindri, ma la potenza viene erogata in modo lineare e quando la strada comincia a curvarsi, le sospensioni a controllo elettronico lavorano bene nel gestire gli effetti dello spostamento dei pesi della vettura. E scegliendo la giusta modalità di guida, l'elettronica fa il resto. Elettronica,
tra l'altro ben fornita quando si tratta di dispositivi di assistenza alla guida e di infotainment. E adesso linea a Mattia che intervisterà il nostro ospite della settimana. Oggi è venuta a trovarci Elena Fumagalli, responsabile della comunicazione di Citroën Italia. Parliamo di uno dei marchi del gruppo PSA. Avrei tanta voglia di parlare di fusione, ma oggi vogliamo parlare di mercato e di prodotto. Allora, per Citroën grande soddisfazione dal mercato, che non sta andando tanto bene, ma per il doppio Chevron invece va quasi alla grande, in controtendenza. Sì, Citroën in Italia in questi primi 10 mesi ha registrato dei risultati commerciali estremamente positivi, in un contesto invece di mercato che da inizio anno segna una flessione di circa 0,3%. In particolare Citroën in Italia ha raggiunto la quota del 4,9% se consideriamo le vetture e i veicoli commerciali. Considerando invece solo le vetture, abbiamo raggiunto una quota del 4,6%, risultati estremamente positivi. E voi andate particolarmente bene nel settore dei privati, che è quello che è importante per i costruttori. Sì, in particolare nel canale di vendita ai clienti privati segniamo un trend di crescita importante e questi risultati in generale sono sicuramente trainati dalla nostra best seller che è C3. Viene apprezzata perché è una berlina compatta, neanche 4 metri di lunghezza, che si caratterizza per il suo design audace, che esprime energia, freschezza, modernità e garantisce un grande comfort a bordo, oltre a diverse tecnologie di assistenza alla guida. E poi ha anche dei colori particolari. Tu oggi ne sfoggi una, ti vedremo anche in pista con questa macchina, con degli abbinamenti cromatici interessanti. Sì, è proprio così. A me piace, così. Non sembri ironico, a me piace. Sì, è proprio così, perché la possibilità di personalizzazione è uno degli elementi che caratterizza C3 e poi a seguire anche il resto della gamma. E siccome il segmento dei SUV va alla grande, anche voi, come tutti del resto, giustamente, avete deciso di aggredire questa fascia di mercato con una versione SUV di questa C3, che è il C3 Aircross. Sì, è proprio così, perché C3 Aircross è il modello a seguire, il secondo modello più venduto dalla marca. C3 Aircross è il SUV compatto, diciamo di segmento B, che è lungo solo 4,15 m, ma che è la vettura ideale per chi cerca un SUV, quindi una vettura che dia robustezza, protezione e tanto spazio a bordo, oltre a una guida diciamo sopraelevata, per cui dà la sensazione di dominare la strada. E così come C3, anche C3 Aircross offre una grande possibilità di personalizzazione, ma soprattutto offre tanta versatilità di utilizzo grazie anche al grip control con i lassi descent e soprattutto offre una grande modularità e volume all'interno. Se no firmo già il contratto. No, vediamo il servizio e sentiamo invece cosa ne dice la redazione e poi torniamo in studio a parlare ancora di SUV. Nella Citroën C3 Aircross testiamo oggi una combinazione motore trasmissione molto interessante, il blu HDI da 120 cavalli start and stop abbinato al cambio automatico EAT6 a 6 rapporti appunto. EAT sta per Efficient Automatic Transmission, cambio automatico efficiente, e non è una definizione a caso perché questo dispositivo aiuta a contenere sensibilmente i consumi. Pensate che il modello consuma ed emette la stessa CO2 della versione meno potente da 100 cavalli con il cambio manuale. Certo, non è merito esclusivo della trasmissione, il propulsore risponde già alla norma Euro 6.2 che entrerà in vigore a partire dalla metà del prossimo anno. Una scelta interessante dunque che abbiamo voluto testare anche perché, per quanto se ne dica, il 57% dei clienti italiani questa vettura continua a sceglierla a gasolio e sappiamo bene come la tendenza non sia certo limitata al modello francese.
Quanto al resto, la C3 Aircross deve essere scelta innanzitutto per il suo look sfizioso e personalizzabile e poi per l'ottima organizzazione dello spazio interno e la sua, in quanto Citroën, proverbiale comodità, data anche da una dimensione altezza superiore a quella di molte vetture analoghe. Su strada troviamo un assetto molto controllato che la rende piacevole anche lungo itinerari diversi da quelli urbani cui è votata. Insomma, la C3 Aircross spazia da un ambiente all'altro con discreta disinvoltura e quando il fondo si fa insidioso, no problem. Anche se questo crossover, come la maggior parte degli altri del segmento, non è disponibile, con le quattro ruote motrici la C3 Aircross è dotata di grip control che aumenta la motricità su fango, sabbia e neve e persino del dispositivo che regola automaticamente la velocità in discesa. Torniamo in studio e continuiamo a parlare di SUV, ma ci allarghiamo e ci allarghiamo di una taglia e parliamo del SUV più grande, il C5 Aircross, che io ricordo per averlo provato assieme ad Andrea Zagliani. Va bene, insomma, lasciamo perdere, tu hai visto il servizio. Parlaci un po' delle caratteristiche di questo comodo SUV francese. C5 Aircross è il nostro SUV di segmento C, quindi parliamo di una vettura di 4 metri e mezzo di lunghezza che si caratterizza per il suo design, le sue linee fluide, la sua possibilità di personalizzazione, infonde sicurezza e protezione, ma soprattutto offre comfort ai massimi livelli e 20 funzioni di assistenza alla guida, 20 tecnologie, tra cui la funzione Highway Driver Assist, che è un passo verso la guida autonoma. Diverse le motorizzazioni a disposizione. In questo modello, tra l'altro, voi avviate il processo di elettrificazione, perché sarà la prima macchina ibrida plug-in di Citroën, giusto? E arriverà l'anno prossimo. È proprio così, sarà proprio il nostro modello di punta C5 Aircross ad inaugurare la nostra transizione energetica, cioè questo processo con cui Citroën amplierà la sua gamma e a partire proprio dal 2020, proprio con C5 Aircross Hybrid, appunto offrirà per ogni nuovo modello una versione elettrificata, quindi o elettrica al 100% o ibrida ricaricabile. E in particolare C5 Aircross Hybrid mantiene tutte quelle sono le caratteristiche, i punti di forza di C5 Aircross, ma amplifica ulteriormente il concetto di comfort, perché grazie alla sua motorizzazione ibrida consente appunto di sperimentare una nuova dimensione del comfort, perché nella modalità 100% elettrica, 50 km, lasciami dire qualcosa, sì. Giusto perché ho studiato anch'io. 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica fino a 135 km orari, quindi le percorrenze che tipicamente si possono appunto percorrere in ambito quotidiano, giornaliero, tipicamente nei centri urbani, ma poi abbina a questo motore elettrico il motore termico da 180 cavalli fino per avere 225 cavalli di potenza. Quindi davvero una nuova dimensione del comfort, perché in modalità elettrica viaggi con zero rumore, zero emissioni e davvero un grande comfort a bordo. E questo processo di elettrificazione riguarderà anche i veicoli commerciali che per Citroën, che sono importanti per il gruppo, ma in particolare anche per Citroën. E voi avete subito due modelli che arriveranno a zero emissioni. Sì, è proprio così. Sono già stati annunciati a partire dal 2020 la versione 100% elettrica di Jumpy e poi a seguire dal 2021 la versione 100% elettrica di nuovo Berlingo Van. Tra l'altro i due modelli che nell'ambito dei risultati commerciali diciamo sono quelli che hanno dimostrato il miglior apprezzamento da parte dei nostri clienti per quanto riguarda la nostra gamma dei veicoli commerciali. Quindi ci ritroveremo tra un anno e ci dirai che la quota di mercato è aumentata ancora. Speriamo di sì, ma soprattutto avremo anche dei prodotti che consentiranno ai clienti di viaggiare e quindi anche di distribuire le merci con questi veicoli commerciali che entreranno nei centri urbani senza difficoltà. E adesso noi ti vediamo di nuovo in pista, questa volta appunto con la tua C3 qua nel centro di guida sicura di Lainate. Grazie. Ma grazie a voi.
giudizio del primo esercizio slalom? Molto bene. Un 9 in questo esercizio, direi che se l'è guadagnato perfettamente. Ottima sincronia volante acceleratore, quindi anche nella velocità di esecuzione esercizio direi estremamente performante. Anche in questo secondo esercizio abbiamo visto una rapidità al volante ottima, tempo di reazione molto buono, abbiamo però perso il controllo delle mani al volante, difatti nella seconda fase dell'esercizio durante il riallineamento avevamo perso il controllo e quindi non siamo poi più riusciti a fare lo slalom. La City Car di casa Seat, la Mini, si rinnova completamente, ma non è il solito cambio generazionale. Da oggi l'unica opzione sarà la trazione elettrica. Tra l'altro sono in arrivo anche le gemelle Skoda Citygo EV e Volkswagen e-Up. Andiamo a vedere la Seat nel servizio insieme. La Seat Mii è pronta a lanciare una vera e propria rivoluzione. Perché? Perché è tutta nuova, nei contenuti e non solo. Infatti sotto il cofano c'è un motore elettrico, completamente innovativo. E adesso ve lo racconto nel dettaglio. Dal listino spariscono definitivamente le motorizzazioni benzina e metano, per fare spazio a un'unità elettrica con una potenza di 83 cavalli e una coppia massima di 212 Nm. L'accumulo di energia è garantito da un pacco batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio. L'autonomia è al vertice del segmento delle city car elettriche, fino a 260 km calcolati secondo il moderno ciclo WLTP. Se si considera che un cliente di questo tipo di vettura percorre mediamente 32 km al giorno, l'autonomia potrebbe quindi rivelarsi sufficiente per gli spostamenti di oltre una settimana. Mii Electric può essere ricaricata sia in corrente alternata, attraverso wallbox o presa domestica, sia in corrente continua, presso le colonnine pubbliche a ricarica rapida, con l'assorbimento di 40 kW di potenza. In questo caso, il tempo richiesto per ricaricare la batteria da 0 fino all'80% è solamente di un'ora. Compattezza e funzionalità. In soli 3,5 m di lunghezza, Mii Electric è in grado di garantire grande abitabilità interna, non solo ai passeggeri, ma anche ai loro bagagli. Al volante si apprezza l'agilità con cui ci si muove, il tutto in abbinamento a un carattere decisamente vivace, grazie alla spinta elettrica. Molto interessante anche la proposta di acquisto, molto studiata e particolare, ma per questo lascio la parola agli esperti di Seat. Solo per il mercato italiano la vettura sarà in unica versione full optional, quindi non avremo sorprese per il cliente, tutto sarà di serie. E quindi il cliente dovrà scegliersi solo il colore. Il colore, tra l'altro, poi che anche nelle tinte metallizzate non avrà sovrapprezzo. Parliamo di un prezzo di 23.250 euro e che poi beneficerà di tutti i supporti statali. In alcune regioni, come quella lombarda, avremo addirittura delle riduzioni che arrivano anche a 8.000 euro. Quest'auto potrà essere acquistata con una formula che abbiamo vestito per Mii Electric, quindi un finanziamento senza anticipo. E con delle rate di 36 mesi a 199 euro al mese tutto compreso, che poi al fine del contratto lascerà il cliente la libera scelta se restituire l'automobile, se riaccendere un nuovo contratto con una nuova Mii Electric oppure con un'altra auto della gamma Seat.
L'arrivo della nuova Peugeot E208 100% elettrica è stato il pretesto per un confronto sulle tematiche legate alla mobilità del futuro, necessariamente sostenibile. È stato questo il tema del dibattito che si è svolto a Casa Peugeot, condotto dal giornalista Nicola Porro, con il responsabile dell'Agenzia Mobilità e Ambiente del territorio di Milano, la giornalista Greta Mauro, il direttore vendita Italia di Enilix, il direttore di GQ Italia e Salvatore Internullo, direttore generale del brand Peugeot in Italia. Il mondo sta cambiando, dal 1 gennaio le regole per l'industria dell'automobile cambiano, bisogna rispettare e scendere in termini di CO2, quindi di CO2 emesso dalle automobili del 30%. Ecco, noi non vogliamo subire questa legge, ma vogliamo cavalcarla rendendo e mettendo a disposizione del consumatore le tecnologie del futuro. Parliamo di elettrico, parliamo di plug-in hybrid e questo lo vogliamo rendere non uno scoglio, una barriera, ma un qualcosa di un facilitatore per vivere meglio le proprie giornate e le proprie esigenze di mobilità. Elettrificazione che prevede molteplici e differenti soluzioni, mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid sono tecnologie che già esistono e funzionano. Per un passaggio all'elettrico puro si è sottolineata la necessità di infrastrutture e quindi l'importanza di Enel X nello sviluppo di una rete capillare che permetta realmente all'auto elettrica di diventare una scelta semplice per l'utente. Mancano due aspetti, sicuramente la cultura. Va spiegato, perché ci troviamo davanti a un cambiamento epocale, va spiegato al mercato, al consumatore, alla popolazione che cosa vuol dire guidare elettrico. Il secondo aspetto è quello dei costi, quindi rendere attraverso delle formule moderne di noleggio e non più di acquisto accessibile la tecnologia. Proprio la possibilità di una concreta libertà di scelta per il cliente finale è infatti un punto fondamentale per Peugeot. Libertà di poter scegliere l'alimentazione ideale per i propri spostamenti, senza dover scendere a compromessi in fatto di spazio, stile, tecnologia, piacere di guida e soprattutto senza timori. Bene, abbiamo quasi esaurito il tempo che avevamo a nostra disposizione. Mattia, però io ho due paroline su quella che è la notizia che sta tenendo banco in questi giorni. Le spenderei, cioè la fusione tra PSA e FCA o FCA, altrimenti ti arrabbi se non lo pronuncio in italiano. No, è perché abbiamo parlato di Mach-E, per cui dobbiamo parlare di FCA. Poi sì, dovremmo anche dire dici CIA. La tua, esatto. Mattia. Allora, dunque, sentendo quello che dice Carlo Stavares, che è il capo sostanzialmente del gruppo PSA e che, stando a quello che hanno ufficializzato appunto i due gruppi, sarà anche il CEO, insomma il numero uno, il capo del consiglio di amministrazione della futura grande società, quarto gruppo al mondo e secondo europeo, molto vicino al primo che è il gruppo Volkswagen. Diciamo, ascoltando quello che dice lui, dice che non ci sono marchi a rischio, cioè dovrebbero sopravvivere tutti e a quanto pare, visto che si parla di 3,7 miliardi di economie di scala a livello annuale, è una cifra importante, ha detto tutto questo si raggiungerà senza chiudere stabilimenti. Allora, io spero che lui ce la faccia, anche perché quello che sta succedendo in Puglia mi preoccupa parecchio. Comunque, ho invece qualche dubbio che lui riesca a salvare tutti i marchi. Lui ha detto, e cerco di finire, che resteranno perché hanno una storia. Allora, se noi valutiamo i marchi, non mi sembra che tutti i marchi abbiano la stessa storia, primo. E secondo, c'è un marchio, mi dispiace nominarlo, ma è Lancia, che ha un modello solo e viene venduto in un solo paese, che è l'Italia. Credo che salvare quello sia difficile. Mi piacerebbe molto, ma credo che sarà un problema. Per il resto, lui ha anche detto che il numero dei marchi saranno inferiore a quello del gruppo Volkswagen. E quindi basta fare due conti per capire che mi sembra altamente qualche improbabile. Marchio salterà. Staremo a vedere, noi ne renderemo ovviamente conto ai nostri telespettatori a partire già dalla prossima puntata, stesso giorno e stesso orario con gli Yellow Motori. Nel frattempo seguiteci sul sito che aggiorniamo naturalmente ogni giorno e sui social vedete tutti i link in sovraimpressione. Grazie per essere stati con noi, grazie Mattia, alla prossima settimana, ciao! Thank you.